piazza San Pietro, sotto un cielo incerto, si chiude dopo 37 anni una vicenda che vede due eserciti, una manciata di isole e suo malgrado la Madonna coinvolti. L'ordinario militare argentino e il suo omologo britannico imbracciano due statue, copie della Vergine di Luján, la patronsita, come viene affettuosamente chiamata, la madre, a cui ogni argentino si rivolge per affidare pene e gioie, richieste di grazie e dolori. Lo ha fatto anche Bergoglio, più volte da vescovo di Buenos Aires, quando si recava nel santuario a 68 chilometri a nord-ovest della capitale. E oggi, attraverso le sue mani, avviene lo scambio di statue che scioglie definitivamente ogni tensione. Nel 1982, quando i soldati argentini tentarono di strappare le Falkland al Regno Unito, si fecero accompagnare dalla Morenita. In quella guerra folle rimasero sul campo 900 uomini e con loro la statua della Vergine, dispersa durante la ritirata, forse sottratta dalle truppe britanniche e finita ostaggio nella cattedrale cattolica di San Michael e San George di Aldershot in Inghilterra. Per oltre tre decenni è rimasta lì, luogo di preghiere per i caduti da ambo le parti, fino a questa mattina, quando è stata restituita agli argentini in cambio di un'altra statua della Vergine di Luján. Mantelli che differiscono nella sfumatura di celeste, veterani in lacrime e Francesco che suggella il tutto con un sorso di mate. Lo scambio di madonne è un segno di comunione tra due paesi un tempo su fronti opposte. L'ennesimo miracolo della Vergine che dal 1630 protegge l'Argentina. Prima, durante la catechesi, il Papa aveva parlato delle conversioni in Macedonia di Lidia, commerciante di porpora, e del carceriere di Paolo e Sila, insistendo però sul vero protagonista della missione, lo Spirito Santo. Ci vuole essere fedeli alla vocazione che lo Spirito ci muove a fare per portare il Vangelo.